Ciao a tutti, spero stiate bene. Oggi sono tornata con, diciamo, un video appartenente alla categoria più forse psicologica. Non ho proprio iniziato una serie, però da quando ho postato il video sulla positività tossica, in tanti mi avete chiesto di continuare a portare contenuti simili e quindi eccomi qua. Allora, prima due precisazioni. Intanto, se vedete delle vibrazioni sul muro, è perché ho messo questa luce gialla, che secondo me ci stava bene, però la videocamera non so ancora come settarla nel modo giusto. Ci ho provato, ma sono veramente impedita. Spero non diano troppo fastidio, magari potete pensare a delle onde sul muro. Spero non diano troppo fastidio. E poi cos'altro volevo dire? Ah sì, che sto usando questo microfono che è il Blue Yeti, quindi è diverso dai due microfoni che uso solitamente, però secondo me per la tipologia di video si presta meglio. E niente, io mi auguro che questo video, come gli altri video, diciamo non troppo ASMR che porto, possano comunque rilassarvi e soprattutto visto che do maggior peso ai contenuti, spero che possano interessarvi e magari anche aiutarvi. Il tema di oggi, come si intuirà dal titolo, è la paura del giudizio altrui. E perché ho deciso di portare questo tema? Beh, perché intanto è una questione che ci tocca tutti quanti, chi più, chi meno. E stavo parlando l'altro giorno con mio fratello e gli ho chiesto: ma senti, Nicolò, tu che sei giovane, qual è una tematica che secondo te che tocca soprattutto i giovani, ma comunque che secondo te potrebbe interessare particolarmente? E lui, dopo averci pensato, mi ha detto: ma guarda, secondo me la paura del giudizio degli altri è un buon argomento, perché io stesso mi rendo conto di esserci particolarmente dipendente, legato. E così grazie Nico per aver ispirato il tema di oggi. Poi ho anche deciso di portare questo tema perché io sono sempre stata, sin da piccola, molto, molto, molto introversa, timida, e la timidezza più che altro dipendeva dal valore eccessivo che davo all'opinione degli altri, e quindi molte cose non le facevo perché avevo paura poi che di quello che avrebbero pensato o detto gli altri. Questa paura
Direi che sono riuscita a superarla negli ultimi, direi, 3 anni circa, e soprattutto nell'ultimo anno me ne sono abbastanza, diciamo, fregata. Ho pensato che, beh, intanto ci ho riflettuto molto, perché comunque chi mi conosce da un po' sa che non ero così e che questo mio cambiamento è derivato soprattutto da un percorso mio interiore, quindi lo stare da sola, non dipendere da qualcun altro. E poi mettendo in pratica alcuni esercizi mentali anche, poi anche l'essermi avvicinata alla mindfulness, la meditazione mi ha aiutata tanto. Comunque, adesso ne parlerò un po' più nello specifico, non tanto del mio percorso quanto della tematica in sé. Quindi, la paura del giudizio degli altri corrisponde all'atteggiamento dove non facciamo qualcosa per paura che, oppure, ah, ma se faccio questo, se dico questo, chissà cosa penserà, no? Questo succede molto anche sui social, vedo, ah, ma se faccio questo post, ah, ma se mi esprimo, chissà cosa. C'è una citazione di Charlie Chaplin che fa: bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze delle proprie idee, perché l'uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai condizionamenti. Bellissima, bellissima citazione, molto molto vera, e sono andata in realtà, la conoscevo già, ma sono andata poi a ricercarla quando preparavo il video. E volevo proprio dimostrare che la paura del giudizio degli altri è una cosa che fa parte un po' dell'essere umano, nel senso che di cosa abbiamo paura veramente? Non abbiamo paura di essere giudicati. Quando ci fermiamo al giudizio degli altri con una dimensione di vergogna, nel senso perché poi mi vergogno, è una dimensione molto superficiale. La paura di cosa gli altri pensano di noi o di quello che diciamo e facciamo ha una conseguenza, uno strato più profondo. È una paura insita in tutti noi, e in qualche misura, perché dietro, ovviamente, l'opinione e il giudizio che gli altri esprimono, sta che cosa? L'accettazione o meno di chi siamo. Quindi, se io faccio o dico qualcosa che dagli altri verrà giudicato negativamente, io rimarrò sola. E quindi questa è proprio una dimensione di pensiero, e ritorniamo sempre in quelli che sono i circuiti neurali anche un pochino preistorici, no? Che storicamente che ci caratterizzano proprio come specie. E quindi nella nostra evoluzione come specie. E quindi se io rimango da sola, cosa succede? Che probabilmente nella foresta
È senza fuoco, è senza la tribù che mi protegge dagli attacchi delle bestie feroci, io potrei morire, no? E quindi, siccome anche l'essere sociale dell'uomo deriva anche da un passato dove l'evoluzione è stata possibile grazie al fatto di essere in tribù, quindi grazie al fatto di aiutarsi anche in piccoli gruppi, la paura e il giudizio degli altri deriva proprio dal fatto che se loro non mi accettano, allora vuol dire che io rimango da solo. E questo non ci piace, non piace il nostro sistema nervoso e quindi di conseguenza ci facciamo appunto, ci lasciamo condizionare. Questo è un po' da dove nasce. E un'altra cosa fondamentale da ricordare riguardo questo lasciarsi un po' condizionare, quindi lasciare che le proprie azioni e i propri pensieri e i propri modi di espressione siano condizionati, se non limitati, da quello che questi altri pensano, che poi questi altri può essere da mia mamma, a, i miei colleghi, agli sconosciuti, lo sconosciuto per la strada, no? Quindi questo altri è un gruppo che può avere sfaccettature e facce diverse di volta in volta, ma rimane un po' sempre dentro noi stessi. Questo pensiero, ah, ma se faccio questo, chissà gli altri cosa penseranno. E quindi tanto vale che non lo faccio. Se però viviamo in questa dimensione ultra condizionata, cosa facciamo? Perdiamo della vita, perché alla fine quello che più conta nella vita quello che riusciamo ad amare è la misura in cui riusciamo ad essere amati ed amare, quindi nella misura in cui riusciamo ad esprimerci liberamente, ad essere chi siamo veramente, chi siamo autenticamente, e lo riusciamo a fare solo se non permettiamo che l'opinione di altre persone infici in alcun modo quello che noi decidiamo di fare nella nostra vita, della nostra carriera, della nostra famiglia, di come viviamo la vita, di quali scelte facciamo, da che cosa mangiamo, a come ci alleniamo, a con chi decidiamo di stare, cosa decidiamo di indossare, qualsiasi cosa che ti viene in mente, che, per cui tu ti senti in qualche modo condizionato, condizionata da che cosa penseranno gli altri. Questo cosa vuol dire? Che ci esprimiamo senza filtri? Ovviamente no, non bisogna andare all'estremo opposto. La via di mezzo, la via della salute psicomentale, la via della vera espressione dell'autenticità sta nell'esprimersi liberamente, quindi senza condizionamenti esterni, senza restrizioni per paura che gli altri forse penseranno che, e invece esprimersi sempre rispettando però delle norme sociali, quindi non serve esprimersi offendendo magari altre persone o offendendo un certo gruppo di persone. Qui si va oltre un po' quello che è anche il limite della propria espressione, che non è un limite dettato dai condizionamenti del possibile potenziale giudizio delle altre persone, ma è un limite dettato un po' dalle regole del quieto vivere sociale. E quindi ritornando all'immagine della tribù, dove la persona si sente rifiutata dalla tribù quando non si sente accettata,
Allo stesso modo, se la persona vuole stare in questa tribù e quindi vuole avere un'approvazione di tipo sociale, dovrà anche rispettare alcune regole di base, di comportamento e di quieto vivere. Quindi non aggredire, non offendere ingiustamente, eccetera, eccetera. Però questo non ci deve assolutamente limitare nel fatto di esprimerci liberamente. D'altronde, anch'io ad esempio, se pensassi a ogni cosa che dico o che faccio, nei miei video qua su YouTube, se appunto ogni cosa che faccio, che dico, dovessi pensare, ah, ma chissà gli altri cosa penseranno, non riuscirei mai ad esprimermi o a pubblicare video. E quindi, veramente, come diceva Chaplin, la libertà dell'uomo è possibile solo quando può esprimere il proprio pensiero senza legarsi a questi condizionamenti. La cosa più importante è capire quindi quali sono le ragioni che ci spingono ad avere questa attitudine, a temere in qualche modo quello che penseranno gli altri, a farci condizionare. Questa attitudine ce l'abbiamo tutti, quindi non è che uno si deve sentire strano se ce l'ha. Se ce l'ha un po' più degli altri ed è un punto un po' debole, se uno sente che è particolarmente condizionato da un gruppo di persone, un gruppo sociale, può essere utile mettere in pratica alcuni esercizi, oltre che effettuare proprio un percorso interiore di consapevolezza e quindi di consapevolezza proprio del proprio valore, quindi non lasciare che siano gli altri a dettare quanto tu vali. Dobbiamo sempre ricordarci che questa paura è un qualcosa di insito nel nostro essere umano, nel nostro essere sociale, nel modo in cui ci siamo evoluti, e che quindi la nostra ricerca di approvazione è naturale. In qualche modo, noi avremo sempre questa ricerca di approvazione ed è proprio questo che ci porta a temere, il giudizio degli altri. Ricercare approvazione negli altri, ad esempio nel partner, nella famiglia, dai genitori, dal capo, dai colleghi, è un meccanismo, in qualche modo naturale, che però diventa tossico quando inizia a limitare la nostra libertà di espressione. E quindi qui bisogna proprio lavorare sul mettere delle barriere. Quindi, ad esempio, un esercizio che per me è stato utile è un esercizio concreto che appunto aiuta a liberarsi dai condizionamenti e avere una frase schermatura. Ad esempio, ricevi un'email con un giudizio su un recente lavoro che hai fatto e che in qualche modo senti che ti colpisce. Puoi automaticamente dire questa frase: grazie per la tua opinione. Grazie per la tua opinione. Lo puoi scrivere, ma comunque lo puoi dire dentro di te, e quindi iniziare a pensare che quello che gli altri dicono su di te non è un giudizio su di te. Anche questo, il modo in cui viene definito giudizio, no? Che richiama un po' il giudizio universale, questo mood di completo giudizio ed essere in esame. Non è un esame, le altre persone hanno opinioni, le altre persone pensano, anche no, anch'io penso, anche tu pensi,
Tutti noi abbiamo una mente, pensiamo e formuliamo dei pensieri e questi pensieri possono essere visti come giudizi e quindi possono avere la pesantezza di un giudizio, ma il giudizio cos'è? È un va bene o non va bene, quindi giudizio, lo dice la radice della parola stessa, è legato al concetto di giustizia, quindi che cosa è giusto, che cosa è buono e cosa non è buono. E sei tu però che in qualche modo lo reputi un giudizio di valore, ad esempio su quanto vali, su quanto sei bravo, brava, o su quanto ha valore quello che stai facendo. Quindi in realtà prima del giudizio esiste un'opinione. E non è un giudizio, è un'opinione, è la libertà di esprimere un'opinione. Quindi quando iniziamo a farci scivolare di dosso un po' quelle che sono le opinioni degli altri, questo vale anche sia per i complimenti che per le critiche, perché anche i complimenti sono delle opinioni momentanee, sono dei pensieri momentanei. Quindi sia che io ricevo opinioni che reputo positive, quindi complimenti, sia che ricevo opinioni che reputo negative, quindi critiche, iniziare ad allenare la capacità di farsene scivolare addosso concretamente, ricordandosi che tutte le persone che ho intorno, a partire dal mio partner, mio figlio, mia mamma, a partire dalle persone anche con le persone con cui sono più intimamente connessa, hanno delle opinioni. E quindi quando si esprimono io posso semplicemente dire grazie della tua opinione. Lo posso dire ad alta voce o lo posso solo pensare, ma questa è una schermatura, è un ricordarti che qualsiasi cosa che le altre persone dicono è comunque una loro opinione, non è una definizione della tua identità. E soprattutto gli adulti non hanno più bisogno di ricevere approvazione, o almeno, intanto ne abbiamo bisogno quando cresciamo e come bambini, ma poi quando cresciamo come adulti noi bastiamo noi stessi. Quindi se abbiamo coltivato una certa etica, dei certi valori, se siamo persone autentiche e in allineamento con quello che sono i nostri valori, la nostra etica, allora non abbiamo più bisogno dell'approvazione altrui. E quindi riusciamo a farci scivolare di dosso qualsiasi opinione. E quindi devo dire che quest'ultimo punto, secondo me, è, almeno è stato per me, uno dei più importanti, perché ho notato proprio che crescendo, maturando e facendo proprio miei, e anzi allineandomi con i miei principi, i miei valori, ho gradualmente diminuito il bisogno di dover cercare l'approvazione altrui. Quindi un'altra citazione breve ma efficace, che secondo me è un po' il punto, un riassunto di quello che sto dicendo adesso, questa parte finale, è: conosci te stesso, perché conoscendoti e intraprendendo un percorso con te stesso acquisisci integrità. E quando tu sei una persona integra, una persona solida, non hai più bisogno della validazione esterna. E questo è quanto. So che in realtà è stato un video molto breve, ho cercato un po' di riassumere il succo per non annoiare troppo, ma in realtà so anche, perché comunque io già
quando ero adolescente, guardavo video del tipo come fregartene del giudizio altrui, come essere più estroverso, eccetera, eccetera. In realtà nonostante ne guardassi tanti, non facevano effetto. Perché uno può guardarsi tutti i video che vuole, ma alla fine deve scattarti qualcosa dentro. A me è servito che negli ultimi anni della mia vita ci sono stati tanti cambiamenti, e cambiamenti per lo più negativi, che però hanno alla fine portato a qualcosa di molto bello, ovvero una mia maggior indipendenza e una maggior serenità con me stessa. Quindi, sì, ecco, ti deve scattare qualcosa dentro, devi essere tu a voler fare quel passo verso il cambiamento tuo interiore e poi col tempo, perché ci vuole tempo, inizi a bastare a te stesso proprio e di conseguenza non ti importa più tanto di quello che pensano gli altri. Ok, spero sia stato, non lo so, di aiuto per qualcuno, lo spero. Se avete altre proposte, diciamo, sociali, psicologiche, che volete che tratti in futuro, lasciate nei commenti e vi auguro una buona serata. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!